La Fondazione Vanda di Ferdinando sostiene Pesaro 2024. Sono tante, infatti, le proposte e le iniziative a cui contribuirà e che porterà avanti in quest'anno, da capitale tra progetti che guardano i giovani, alla filantropia e alla natura. fronte alla vincente sfida di Pesaro Capitale della cultura 2024 ci siamo chiesti eh, che cosa una fondazione come la nostra può portare in questa occasione, qual è il nostro valore aggiunto in questa dinamica, cosa possiamo fare e a questo punto ci siamo dati due eh, linee di intervento. La prima linea di intervento ehm, ci ha portati a decidere di dare spazio alla voce delle giovani generazioni. In che maniera? Um, abbiamo scelto di sostenere um, con un intervento che è partito a febbraio del 2024 il percorso di Way Youth, che è un'associazione di giovani under 25 che eh, nel territorio di Pesaro organizza ehm, delle maratone didattiche per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori. Si tratta di un progetto ehm, di formazione tra pari che si svolge distribuito in più occasioni e in più incontri su tutta l'annualità 2024 e che eh, culminerà mh, a dicembre con un incontro con studenti provenienti da scuole mh, di tutta Italia che si raduneranno a Pesaro eh, e sarà anche l'occasione eh, per acquisire, far emergere e capitalizzare eh, la visione delle giovani generazioni. L'altra linea di azione che abbiamo individuato è stata quella di mettere a disposizione della comunità anche eh, il nostro patrimonio intangibile costituito da relazioni e competenze e abbiamo quindi deciso di portare a Pesaro la conferenza nazionale delle fondazioni di comunità che è promossa da Sifero che è la rete delle fondazioni e degli enti filantropici italiani di cui noi facciamo parte si tratta di un evento che verrà realizzato a settembre appunto e che ha lo scopo eh, di sostenere eh, il movimento delle fondazioni di comunità nel nostro paese di facilitare scambi e connessioni tra appunto le fondazioni di comunità, ma anche di accelerare il processo di apprendimento e di conoscenza di questo tipo di organizzazioni. Eh, lo scopo è anche quello di costruire eh, e di facilitare la costruzione di alleanze tra le fondazioni di comunità e gli attori mh, diciamo, del mondo della filantropia e non solo e quindi per noi eh, portare a Pesaro questa conferenza eh, è molto importante. A ottobre poi nell'ambito dei progetti di botanica partecipata eh, porteremo il nostro festivalino dell'ambiente che è rivolto ai più piccoli ma anche alle loro famiglie e quindi è aperto a tutti. Di che cosa si tratta? Siamo al, al terzo anno di festivalino: eh, si tratta di una due giorni nella quale si svolgeranno incontri, laboratori che ehm, tratteranno il tema della cura verso l'ambiente. Eh, e lo faremo eh, con partner locali che si occupano di educazione e di ambiente e grazie al sostegno offerto dalla Fondazione Casa di Risparmio di Pesaro. Apprezziamo tantissimo la bellezza dell'operosità che Pesaro ha messo in campo di fronte a questa sfida di capitale della cultura 2024. Noi crediamo che fare comunità sia importante anche in questo ambiente, in questa dinamica, in questa costruzione, per cui mettiamo il nostro tassello per ehm, operando come possiamo con le nostre attività, per sollecitare anche altri a fare altrettanto.